computer in questo metodo ha certamente perso il mercato informatico che adesso fa maggiore. E allora se contassero, sono molto bravi a miniaturizzare, sono bravissimi con la elettronica, con la microelettronica, con la micromeccanica. Non mi hai mai capitato di essere sentita, sì, ti prego. È sempre una prima volta. E hanno puntato, e ci siamo preoccupati anche di questi temi, nel momento in cui io come lavoro mi sono avvicinato alla società, mi sono avvicinato a questo. Qui c'è invece progetti collaborativi. Ce l'hai una penna? Qui c'è per elementari, posso pure progressivamente intelligente, ecco, la superiore che sopra quella del suo io ti metterei su questo qua. Io prima un po' di io non credo, forse potrebbero un giorno pensare al servizio di qualcuno che non li usa per il progresso, per il bene, per il benessere, ma li usa per qualche suo fine di dominio, può essere economico, politico, sociale e via. Che è il progetto Lazzaro. Ho buttato là. Il progetto Lazzaro Lilo, è molto importante. Per il recupero culturale. Ecco, Vicenza, vedete il cellulare mio lì nel biglietto, lo scriva così ci sentiamo casualmente e non c'è, ok, poi mi metti su anche il tuo nome come un bigliettino. Grazie. Così lo da, ci sentiamo per organizzare magari queste idee. Devi girare anche io. Vai a finire su internet, poi no. No, carattere familiare della situazione, io procederei in modo informale. Allora vorremmo partire con, così per presentare agli ospiti il nostro sistema di comunicazione che prenderà il via, speriamo, prima di Natale. I fondi invece sembrano fossero relativi agli stanziamenti solo per un anno e quindi potremo sciogliere qualche dubbio. Io lascio la parola ai nostri esperti che ci illustrano brevemente la nostra piattaforma. Lavorato a distanza, perché le distanze erano abbastanza consistenti, dalla Sicilia alla Lombardia, all'Emilia Romagna, persone di un po' tutte le regioni. Sono, ve li elenco così molto rapidamente: Mario Storchi, io, Angelo De Russo, Virginia Ruggeri dalla Sicilia, Simone Grassetto, Flavio Gentili, Gioacchino Colombrita, Enrico Galavotti, Francesco Mannarino e Francesco Poffoli. Ognuno di noi ha a mio titolo si è occupato di qualcosa, io in particolare mi sono occupato della grafica. L'aspetto esteriore è questo, se non vi piace prendetela con me. E abbiamo collaborato a distanza usando soprattutto degli strumenti di messaggistica di collaborazione, ci siamo riuniti virtualmente molto spesso nel giro di negli ultimi due mesi per cercare un po' a distanza di costruire il portale in orari notturni con tutto quello che implica pazienza dei familiari eccetera, e attraverso la posta elettronica. Nel giro di due mesi ho fatto una, ieri solo per curiosità ho dato un'occhiata al numero di messaggi, ci siamo scambiati circa 350 messaggi. Allora, io vi presento semplicemente il portale Antel come strumento di comunicazione sia per i soci sia per tutti i simpatizzanti di questa associazione. E vi vorrei far notare in primissima cosa. Innanzitutto, essere registrati al portale non coincide con l'essere soci. Allora, innanzitutto ci troviamo nell'area pubblica, da qua si può vedere chi siamo, cioè tutto quello che riguarda l'associazione Anitel, come nasce, la storia, fino a Natasta, tutto e così via. Diventa socio, è l'invito proprio a diventare socio, quindi a compilare il modulo per poter usufruire di tutti i servizi per i soci.
C'è una parte che può essere accessibile a tutti gli utenti che entrano nel sito, mentre la maggior parte delle risorse saranno accessibili esclusivamente entrando con la propria password e con il proprio nome utente. Ad esempio, se io vado su Corsi Indire, mi dice che non posso accedere. Se io invece entro come social, mi dice che mi sono connessa, mi compare la scritta salve socio e posso avere accesso a tante altre aree importanti. Ad esempio nel calendario saranno visualizzati tutti gli eventi o che sono già stati svolti o in svolgimento oppure che sono previsti per il futuro. E poi ci sarà una sezione in cui ci saranno tutti i documenti che si possono sia visionare che scaricare, gli strumenti di comunicazione che comprendono anche una chat, forum, mailing list, messaggeria istantanea. E poi in via di attuazione c'è lo sportello soci, c'è una sezione in cui tutti i soci potranno porre delle domande e ci saranno degli esperti suddivisi per settori che daranno delle risposte a queste domande. E nelle risorse ovviamente si troveranno articoli su corsi, formazione, progetti, didattica, tecnologia, promozioni che possono fare le aziende. I soci possono inviare delle proposte, quindi degli articoli che poi saranno pubblicati, e ugualmente abbiamo le notizie che possono anche essere inviate dai soci o da utenti registrati e accreditati. E naturalmente ancora il portale risulta, diciamo, un pochino vuoto come contenuti perché si sta creando il gruppo di redazione e quindi i contenuti a poco verranno costruiti insieme grazie alla collaborazione anche di tutti. E naturalmente una delle parti più importanti del portale Amiter riguarda la gestione dei corsi di formazione, cioè la FAD Amiter. Io sono un'insegnante elementare, quest'anno per esempio ho una terza, mentre invece il professor Colombrita lavora con classi di quarta, quinta superiore, insomma è uno scambio fra alunni, è uno scambio che serve ad un avvicinamento emotivo e psicologico tra gli alunni delle due classi differenti, no? E dunque più utilizzavamo come classico le email, anche le chat e anche la lavagna condivisa o il blog. Da una parte c'è l'insegnante con le sue lezioni, diciamo così, di tipo un po' classico, e questo vuol dire che gli alunni più grandi devono capire l'argomento che si sta studiando. È il caso di quest'anno, l'educazione alla legalità in videoconferenza, in maniera differente, cioè in maniera tale e semplificata da poterla far capire ai bambini più piccini. E dunque in questa fase sono apprezzate tutte le iniziative che gli studenti hanno, per esempio la creazione di cartelloni, di schemi, talvolta inventano delle favole, delle fiabe o delle filastrocche, in alcune situazioni hanno inventato anche delle piccole drammatizzazioni che poi presentano in videoconferenza. Dunque, quest'anno invece le cose sono differenti perché ci siamo resi conto a un certo punto che potevamo avere una struttura, uno strumento molto potente che avvicinava gli alunni veramente e che aumentava notevolmente le possibilità di collaborazione, e questa era la piattaforma Learning. E mi sono detta, ma guarda, uno strumento che finora ho rifiutato, ho rigettato perché lo vedevo solo un qualcosa di freddo, un qualcosa che veniva da lontano, di un professore che mi aveva scritto un documento e che io dovevo acquisire punto e chiuso, no? C'è anche la possibilità del lavoro sincrono, no? Vale a dire, c'è una chat che si possono creare per diverse motivazioni, per esempio la chat col sindaco, qualche videoconferenza, cioè nel giro di tre quarti d'ora, un'ora si conclude, anche perché si parla di bambini della scuola elementare che dunque non avrebbero la potenzialità, insomma, di stare lì ore e ore, ecco, per cui facciamo
sono delle videoconferenze brevi, dunque nell'ambito di questa videoconferenza gli alunni dell'Istituto Versari non avevano potuto completare le loro domande e richiedere i loro chiarimenti definitivi, allora ecco che il sindaco si è reso disponibile e questa possibilità ci manda praticamente notevolmente oltre rispetto agli anni passati. Devo dire, cioè, che io non è che sono un'esperta informatica, però è abbastanza facile da utilizzare. La cosa principale è accedere al login e quindi fare un'iscrizione. Anche questa è stata una cosa molto divertente, almeno per i bambini più piccoli, perché questa iscrizione richiedeva una password personale che si doveva inventarsi, un nickname, anche qui c'è gran divertimento a inventare come ognuno di noi si poteva trasformare, e poi c'era anche la necessità di avere un indirizzo email personale, a cui inizialmente non avevamo pensato. Ecco, l'homepage della piattaforma sta scorrendo, come vedete è suddivisa in un calendario, perché il nostro lavoro segue un determinato calendario, termina con una certa attività a dicembre e prosegue poi nel gennaio con attività differente e con una classe diversa. E qui, come vedete, ci sono le lezioni del sindaco che ha depositato, due lezioni differenti, considerando appunto che i bambini sono di livelli differenti, la terza B, una classe, e poi la quarta B dell'Istituto Versari.